Voglio mandarvi tutti in paradiso. E
Quindi questa celebrazione diventa la celebrazione della misericordia di Dio. Accostiamoci a questa immensa misericordia di Dio che sempre ci accoglie. E chiediamo perdono per i nostri peccati nella certezza che tutti i nostri limiti, tutti i nostri difetti, tutti i nostri peccati sono infinitamente superati dalla misericordia di Dio. In umiltà riconosciamo i nostri peccati. Gloria, 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 Dio, grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Uomini di buona volontà. Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini di buona volontà. All'inizio della celebrazione, questa Eucaristia e questo nostro stare insieme è caratterizzato dalla memoria del perdono di Assisi, che nasce da quel desiderio di Francesco: voglio mandarvi tutti in paradiso. Per cui Francesco riceve da Onorio III l'indulgenza, un'indulgenza per quei tempi particolare, perché, come dire, era l'indulgenza per i poveri, era un'indulgenza che non aveva a che fare con i soldi. E quindi Francesco voleva mandare tutti in paradiso, anche e soprattutto i poveri. E questo desiderio di Francesco, voglio mandarvi tutti in paradiso, riecheggia il Vangelo di Gesù. Gesù ripete continuamente: non sono venuto a condannare il mondo, ma perché il mondo si salvi. E anche nel Vangelo di questa domenica Gesù si presenta come il pane disceso dal cielo che dà la vita, che dà la vita. Questo tipo di mormorazione ha un'espressione, come dire, piuttosto diffusa. Quando 4 anni fa sono arrivato, il Papa mi ha mandato a fare il vescovo in Sabina, mi sono trovato di fronte a una difficoltà. Voi forse non lo sapete, ma ogni 5 anni ogni vescovo va dal Papa, e quando si presenta dal Papa deve portare con sé una relazione sulla propria diocesi. Siccome io stavo da pochi mesi, il diritto mi esentava da quella che si chiama la relazione ad limina. Però, imprudentemente, devo dire, a distanza di 3 anni, mi avventurai a preparare lo stesso questa relazione. Dico, vediamo che hanno scritto quelli prima di me e vediamo di mettere insieme qualcosa. Non mi andava di presentarmi a mani vuote.
E mi colpì una cosa, che leggendo le relazioni dei miei predecessori si diceva che in Sabina il 25% partecipa alla celebrazione eucaristica domenicale. Due sono ipotesi: o i preti hanno dato informazioni sbagliate ai vescovi, o i vescovi hanno sparato una cifra che non esiste. Perché poi, negli anni seguenti, frequentando le vostre comunità parrocchiali e conoscendo bene l'andamento della vita spirituale in diocesi, in molti paesi, se arriviamo al 5%, è grasso che cola. C'è una mormorazione che non ci appartiene, per fortuna non ci appartiene. La mormorazione di coloro che pensano che l'Eucaristia, questo pane che il Signore ci dona, è qualcosa di inutile, è qualcosa che non serve, è qualcosa che viene dopo, che viene dopo. Alla signora che mi telefonava affliggendomi per le sue richieste, io feci la domanda fatidica: signora, che Vangelo c'è la domenica scorsa a messa? E la signora mi risponde: eccellenza, io non ho tempo di andare a messa. E dico: signora, però per rompere le scatole al vescovo il tempo ce l'ha. La stragrande maggioranza dei battezzati ritiene che quel dono di Dio sia inutile, non serve a nulla. Noi invece, che abbiamo la fortuna di stare qui stasera, questo dono lo dobbiamo sempre custodire preziosamente. Mi basta l'Eucaristia, perché mi basta Gesù. E il diavolo, sapete qual è uno dei segni da cui si capisce che il diavolo sta all'opera? Quando l'Eucaristia tu non la assapori più, non ti piace. Il popolo di Israele nel deserto a un certo punto dice: questo pane, la manna, non ha sapore. Cosa porta la mormorazione? A non sentire più il sapore. E il serpente che si morde la coda. Tu non fai dell'Eucaristia il centro della tua vita e questo ti porta a non sentire più il sapore, il gusto dell'Eucaristia. Chiediamo al Signore questo grande dono. Signore, fa, vi siete preparati a questa celebrazione con l'adorazione eucaristica. Signore, fa che quell'immagine che l'Eucaristia esposta sull'altare sia l'immagine della mia vita cristiana. Quello è il dono, quello mi basta, quello è ciò di cui ho bisogno. Questa è l'opera che il Signore si aspetta di noi: credere in colui che egli ha mandato. Perché sia santa e immacolata e contempli in Maria ciò che essa desidera e spera di essere, preghiamo. Per le nostre famiglie, perché vivano unite nella fede e nell'amore e diventino, per intercessione della Madonna e di San Francesco, piccole chiese domestiche, preghiamo. Per i nostri anziani, malati e sofferenti, perché la Madonna li abbracci tutti nel suo materno affetto e li sollevi dai loro dolori, preghiamo. Per tutti i devoti di San Francesco, perché attraverso la vera devozione alla Madonna riscoprano il senso del peccato e la gioia del perdono divino, preghiamo. Per tutti noi qui presenti, perché attraverso l'indulgenza plenaria del perdono di Assisi possiamo risorgere dal peccato alla vita nuova in Cristo, preghiamo. Non vogliamo dimenticare in questa preghiera i nostri fratelli defunti, perché il Signore dia loro la serenità, la pace e la gioia della Gerusalemme celeste. E in modo particolare vogliamo ricordare al Signore Attilio, Caterina e Pasquale. Preghiamo. E per ultimo vogliamo pregare per tutte le nostre intenzioni, in modo particolare per coloro che hanno offerto questa Santa Eucaristia, perché il Signore ci dia veramente il desiderio di una vita nuova, sostenuti dalla Sua grazia, preghiamo. Guarda con
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifica l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il servizio. Ora preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, che diventino il corpo e il sangue Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice di rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Perché la Madonna deve capire quello che stiamo dicendo. O Madre della Divina Grazia, la tua cara immagine custodisce nel ricordo di lunghi secoli l'affetto e le preghiere di tante generazioni. Folle immense sono venute in questo santuario benedetto perché hanno sentito la tua voce materna che chiama. Anche noi oggi veniamo a te, segnati dalla sofferenza di questa nostra epoca meravigliosa e drammatica. Veniamo qui a respirare la pace che soltanto tu, Madre, può dare ai tuoi figli. Veniamo qui a cercare la fiducia che soltanto il tuo cuore immacolato possiede e riesce a trasmettere. Veniamo a te, o Madre, perché ci guidi a Gesù che stringe al petto figlio della tua obbedienza. O Maria, aiutaci a dire il nostro sì nelle situazioni di oggi, un sì alla vita che è dono splendido di Dio, un sì all'amore, un sì alla pace che tutti dobbiamo costruire. Madonna delle Grazie, benedici noi tuoi figli e accompagnaci nelle vie del mondo per essere seminatori di bontà, giustizia e pace. Amen. Dopo aver ringraziato il buon Dio per questo dono grande dell'indulgenza e aver ringraziato la Vergine Santissima che ha spinto San Francesco a chiedere con audacia al successore di Pietro questo dono grande, permettetemi di ringraziare il Vescovo, il pastore della nostra diocesi, che questa sera ha voluto presiedere questa Eucaristia con la quale chiudiamo la festa del perdono, ma apriamo anche il mese di agosto. Per chi è venuto qui durante i mesi di luglio, giugno, ha visto qui qualcosa di catastrofico, che c'era veramente da farsi alzare i capelli sulla terra, sulla testa. Io non ce l'ho più, mi taglio. Ebbene, adesso vedete quello che è diventato, no? Ecco, grazie alla collaborazione di tutti, grazie all'aiuto di tutti, ma grazie anche alla generosità di chi ha voluto prestare la sua opera. Per esempio, i banchi sono stati tutti restaurati da Marco, non so se vi ricordate come erano ridotti. Marco è un operaio della ditta
di Nino Nino di Ponticelli, e qui ecco, ha messo a disposizione la sua manodopera per rimettere a posto tutto. Ecco, io ringrazio lo ringrazio dal profondo del cuore. E ancora, ecco, un ringraziamento a voi per la vostra presenza qui, per l'aiuto economico che ci date continuamente, che ci permette di andare avanti. Una volta un vescovo diceva, di fronte all'inaugurazione di una chiesa appena restaurata, c'erano tutti i politici in prima fila, e diceva: questa chiesa è stata restaurata con le promesse dei politici, ma è stata pagata con le offerte dei poveri. E questo è, vale la pena di dirlo anche per qui. È Don Nino Bello che diceva questa espressione. Ringrazio tutti coloro che hanno voluto rendere bella questa celebrazione, in modo particolare il coro, sempre presente con impegno alle nostre celebrazioni. Domenica prossima celebreremo la giornata dell'ordine francescano secolare. Qui in diocesi ci sono tre comunità: la comunità di Poggio Mogliano, di cui c'è lo stendardo qui accanto all'altare, la comunità di Santa Maria delle Grazie, che ha soltanto pochi mesi di vita, e poi la comunità di Monterotondo presso i Cappuccini. Quindi sono tre realtà di ordine francescano secolare, cioè laici che vivono la vita di San Francesco nel mondo. E quindi domenica celebreremo la giornata del Terzo Ordine insieme con l'Oasi della Pace, che verrà ad animare la celebrazione. Domenica per domenica avremo sempre degli appuntamenti che ci porteranno fino all'ultima domenica, quando rivivremo l'accoglienza della Madonna, cioè la venuta della Madonna, e potremo baciare il quadro dell'immagine della Madonna. Ecco, grazie di cuore del vostro aiuto, della vostra generosità. Il Signore, come dicevano i frati che andavano alla Questua, ve lo moltiplichi quello che avete dato, perché i tempi sono stretti, sono brutti per tutti, per cui abbiamo bisogno veramente della provvidenza di Dio, noi e voi. Grazie di cuore. Se volete, che avete sete prima di andare via, al souvenir c'è dell'acqua fresca, c'è il caffè, potete prendere qualcosa prima di andare via. Grazie di cuore. Grazie che mi ha rivolto, e questa celebrazione quest'anno assume un tono particolare, è una celebrazione che ha a che fare con l'indulgenza plenaria. Tra pochi mesi cominciamo l'anno santo della misericordia, quindi questa celebrazione che sia un'introduzione dell'anno santo della misericordia. I tempi cambiano, le esigenze e il modo di vivere la fede si rinnovano continuamente. Papa Francesco, che non a caso ha preso il nome di San Francesco, ci aiuterà a vivere l'anno giubilare con uno spirito totalmente nuovo, uno spirito attraverso il quale siamo invitati a riscoprire la carità della nostra vita, interrogarci come ognuno di noi vive la carità e come nelle nostre comunità si vive l'amore reciproco. I nostri paesi, che spesso sono caratterizzati da discordie eterne, infinite, troveranno in quest'anno santo un'occasione buona per interrogarsi. Come sempre, sono occasioni attraverso cui il Signore ci invita non a dare una sistemata esteriore alla nostra fede, ma a cercare di cambiare. E poi quest'anno giubilare coinciderà col primo anno della visita pastorale che io realizzerò in diocesi, e quest'anno toccherà proprio a questa zona qui. Comincerò il 9 gennaio con Passo Corese, e poi settimana dopo settimana si arriverà fino a Torricella, quindi tutta la zona della Vicaria dei Martiri Sabini sarà toccata dalla visita pastorale, quindi avremo occasione di incontrarci nelle vostre parrocchie e di farci concretamente una domanda: come va la nostra comunità cristiana? Quindi questa celebrazione ci introduce nell'anno santo voluto da Papa Francesco, anno caratterizzato dalla carità,
e ci introduce in un evento particolare che accompagnerà la nostra diocesi per ben 3 anni, che è la visita cruciale. Tutto questo per l'intercessione di Maria scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Grazie a Dio.